Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuto a questo video particolare sui pigmenti dell'Essence. Non è un video tutorial né una review, insomma, è un video informativo su questi prodotti e ci sono tantissimi modi per utilizzarli. E mentre mi truccavo con questi prodotti ho notato che sono molto versatili, quindi poi sta a noi decidere come utilizzarli. E sicuramente avete visto qualche video proprio dell'azienda Essence che mostrava questi pigmenti come pubblicità oppure delle foto lì sul web, però insomma proprio dal vivo non tutte l'hanno viste, e soprattutto perché si va nei corner dell'Essence, di solito si trovano lì e non si trova mai niente, sono sempre tutti devastati e c'è già passato qualcuno che si è portato via già tutto e quindi è difficile comunque recuperarli. Io sono fortunata abbastanza perché c'è un OVS, insomma, nella mia zona che viene abbastanza tenuta bene sotto controllo, per cui e riforniscono anche sempre tutti i prodotti che mancano, e quindi questa è una cosa molto interessante, in modo che si possono trovare sempre tutti i prodotti, e anche perché, come ben sapete, l'Essence è, si può dire, qualità a prezzo è proprio, non dico ottima, però molto buona. E questo posso averlo constatato adesso che ho acquistato questi pigmenti qua dell'Essence. Eccolo qua, questa è la pubblicità del cartellino, così il depli anche fanno, che hanno lasciato lì nel corner con i prodotti. Come si utilizzano questi prodotti dell'Essence? Si possono utilizzare in diverse maniere, sia per le labbra, per gli occhi e per le unghie, quindi anche volendo come illuminanti alcuni pigmenti, insomma in tantissimi modi. Poi, se vi interessa e che ci sono tantissime richieste, vi mostrerò come ci sono tutti i vari tipi di applicazione, però si deve fare un video a parte perché c'è troppo da spiegare. E comunque, come funzionano e che cosa consistono questi pigmenti? I pigmenti non li ho trovati tutti quanti, alcuni erano già finiti, però si può dire che quelli che c'erano li ho acquistati quasi tutti. Li ho già aperti e provati, eccoli qua, vedete? Sono praticamente 8 pigmenti e poi c'è un glitter, questo qua che è il numero 4, questo qui è glitteroso proprio, e quindi questo qui non l'ho provato sugli occhi perché ci vuole un tipo di trucco proprio da sera e non avevo intenzione di fare questo tipo di trucco, però va utilizzato anche sulle unghie questo qui volendo, o comunque per trucchi un po' particolari. Mentre invece questi qui ci sono dei colori un po' più soft e dei colori un pochettino più appariscenti. Ho fatto gli swatch e adesso vi mostro i colori. Ecco, questi sono i colori dei pigmenti, spero che si vedano. Comunque, a partire dalla destra, che c'è il turchese, è il numero 18, poi c'è un bianco un po' pigmentato, qui non so se le luci rendono molto, comunque vedete. E vi dico solo i numeri velocemente, così se volete acquistare poi scegliete il colore che vi piace di più, perché a volte i tester non si trovano lì. Il secondo è il 10, poi c'è lo 03 che è un marrone, quello che ho anche sugli occhi, e lo 02 che è un dorato, poi c'è un, non è un fucsia, tipo un po' bordeaux fucsia, sì, che è il numero 14, poi c'è un nero grigio che è bellissimo, il numero 20. Poi c'è il 12 che è un fucsia e il verde che è il 19. Poi hanno tutti nomi strani, tipo il verde si chiama Kiss the Frog, eccetera, eccetera. Eccoli qua comunque. Ecco anche all'esterno come si presentano i colori, se magari all'interno non si vedevano proprio bene. E quindi ecco, i colori sono bellissimi. Questo trucco che ho realizzato praticamente è stato effettuato tutto con i pigmenti. Ho messo l'argento, ho messo il blu sotto gli occhi, ho messo di nuovo il glitteroso bianco sulle labbra, il marrone, tutti quanti i colori. Sono molto scriventi, anche asciutti, devo dire. Non quelli magari un pochettino più trasparenti, di meno, però gli altri
sono ottimi. Questa è la base per le labbra. Io pensavo, ho detto vabbè, la prendo, però ho detto sarà liquida, invece è piuttosto densa, e quindi questa è una buona cosa perché il rossetto rimane di più. Infatti a volte si provano, di solito i miei lucidi labbra dell'essenza non è che mi trovo molto bene, che vanno via subito. Invece questo qui è bello corposo, come non è proprio un lucida labbra, è una base, si stende il bianco e poi con un pennellino da labbra si praticamente, che non lo trovo adesso, figuriamoci, eccolo qua, e questi qua vedete piccolini, così si stendono i pigmenti. Poi se uno vuole mettere quello rosa, quello, quindi si possono fare tantissime sfumature. La base per gli occhi non c'era e quindi non l'ho potuta acquistare, però sinceramente non so se l'avrei acquistata, perché tanto di basi ne ho tante e i pigmenti poi si possono utilizzare anche bagnati, quindi non è che necessitavo, oppure dico non l'ho acquistata, non c'era, adesso non posso utilizzarli. Si possono utilizzare benissimo, ne abbiamo di prodotti a casa. Io però di solito i pigmenti di altre marche non sono veramente, per il prezzo 2,90€, 90, 99, sono veramente scriventi tanto e coprenti, incredibili rispetto ad altre marche, adesso non faccio nomi, che però sono abituati a fare pigmenti, per cui da tenere in considerazione. Io li consiglio, poi i colori che piacciono, che non piacciono, ad esempio c'è il nero un po' glitteroso, questo qui adesso non l'ho provato, però se poi mi richiedete il video farò l'eyeliner con questo pigmento e verrà sicuramente bene, che terrà tantissimo la linea e sarà duratura, non ne metto in dubbio. Comunque questa qui è la seconda volta già che mi trucco, mi sono provata ieri sera, mi sono ritruccata oggi due volte e devo dire che ho detto vabbè, proviamo, magari una volta non è sufficiente, così cioè sono proprio rimangono duraturi tantissimo. E infatti qua dice garantiscono una lunga durata, donano maggiore intensità a colori e sfumature, quindi si possono anche applicare sopra eccetera. Poi c'è anche lo smaltino, questo non l'ho provato, comunque ecco, questo qui è la base smalto e poi si possono applicare in miscelati i pigmenti. A me questi pacciughi qua non è che mi piacciono tanto sulle unghie, comunque se uno vuol provare magari con i glitter per fare delle sfumature particolari. Comunque se eventualmente farò quest'altro video, come ho già detto, e vi mostrerò anche qualcosa per le unghie. Mi sembra di avervi detto quasi tutto, eccetto una cosa, che c'è un pennellino particolare per l'applicazione di questi glitter, che però vabbè, se lo trovate ok, se non lo trovate non è necessario, perché pure questo qui, ecco vedete, eccolo qui, questo qui è tipo silicone gommoso, si prendono i pigmenti e si passano sugli occhi. Io ho provato sia col pennello normale che con questo qui per l'applicazione dei pigmenti sugli occhi, e devo dire che sì, va bene anche questo qua, però se non ce l'avete non succede niente. Se si trova però conviene acquistarlo, perché costa 1,50€, quindi lo vendevano anche da Sephora, e guardate, infatti ne ho due, sono simili, però quello di Sephora mi sembra che l'avevo pagato 6-7€, identici, e questo 1,59€, quindi conviene questo qua assolutamente, e serve comunque. Se volete vi mostrerò anche questo qui. Queste sono le cose che ho preso, ve le consiglio, e magari ci sono dei colori che piacciono di più o di meno, però secondo me nel trucco anche dei colori che si pensa che non possono piacere, poi dopo te lo applichi sugli occhi, dici ma cavoli, quello colore lì così insipido, poi guarda qua, perché alla fine anche i colori un po' più soft o più un po' più un po' bruttini, e poi dopo sugli occhi con degli altri colori più vivaci rendono molto di più. E spero che vi sia stato utile il video, è stato proprio un mini proprio video informativo. Vi bacio a tutti quanti. Qua dietro chi c'è? Oggi c'è qualcun altro, eccolo qui, c'è Whiskino. Whisky saluta, che poi se no si offende, che dice che lui non è mai in video, c'ha caldo poverino. Ciao.